quello che potremmo definire il momento Polanyi, dal nome di un grande sociologo ed economista ungherese, che nel 1944 scrisse un importante libro, La grande trasformazione, in cui finalmente ne diceva una giusta, finalmente, cioè che i fascismi non nascono dalla malvagità umana. C'è un nucleo organizzativo di malvagità, c'è certamente, ma il successo di massa nasce da un andamento ciclico del rapporto fra economia e politica. Questo rapporto a volte si sposta verso il predominio dell'economia privata, a volte vi è un riflusso dell'economia privata e una spinta verso una richiesta di protezione pubblica delle società, perché l'economia privata gli ha fatto del male. Ecco. Allora, ciò che stiamo vivendo oggi è precisamente il rinnovarsi di un momento Polanyi, protesta contro un certo squilibrio del rapporto fra economia e società. E reazione a questo squilibrio con la richiesta di intervento pubblico nell'economia, o comunque con una nuova voga, un nuovo plauso all'intervento pubblico nell'economia. B, la richiesta di una protezione non soltanto economica, ma anche identitaria. Ecco. Protezione economica vuol dire che questi modelli economici sono modelli che tolgono lavoro alla società, perché puntano sopra la intensificazione del processo produttivo. Non distribuiscono lavoro, non lo creano primo, e dunque il lavoro è difficile da trovare. Secondo, questi modelli economici generano differenze e disuguaglianze dentro la società. Terzo, generano una sfiducia del cittadino nella macchina politica, perché troppo spesso la macchina politica, per far tornare i conti, ha dovuto dirgli: tu credevi di avere certi diritti, bene, non ce li hai più. E non t'azzardare a protestare perché erano dei privilegi orrendi. Allora, da una parte gli porti via la pensione, dall'altra suo figlio non trova lavoro, dall'altra lo Stato non ha più i soldi per finanziare bene il welfare e fa appassire le tecnostrutture dello Stato stesso, per cui la sanità è un problema, per cui i ponti cadono, eccetera, eccetera. I cittadini se la vogliono pigliare con qualcuno, chiedono protezione. A chi la vuoi chiedere? A Bruxelles. La chiedi all'unico soggetto politico per il quale i cittadini votano veramente, cioè lo Stato. Chiedono protezione allo Stato e come se non bastasse, cioè chiedono interventi economici. E come se non bastasse, chiedono difesa anche da fattori che disturbano l'immagine identitaria. Ed ecco i nostri due partiti di governo, che non sono barbari, perché quando i barbari fanno il 60% di un paese, c'è un problema. I barbari tecnicamente sono dei tizi che stanno fuori e poi entrano. Questi stavano dentro e stando dentro si sono sentiti buttati fuori, esclusi da meccanismi che sono, meccanismi che sono sostanzialmente non riformabili, perché io lo voglio vedere quello che va dai tedeschi e gli dice: sai cosa c'è di bello? C'è che adesso mettiamo insieme i debiti nazionali ed emettiamo degli eurobond. Ovvero trasformiamo la BCE in prestatore d'ultima istanza. Garantisce la BCE. Oppure,